Ciao! Dopo il video che ho fatto con la mia amica Franzina, mi avete fatto tantissime domande per quanto riguarda le mie sopracciglia. Non sono magicamente cresciute, niente, però a scuola mi hanno insegnato come fare e dare una giusta forma alle mie sopracciglia. Quindi ho deciso di fare questo video per far vedere a tutte quante voi come faccio a fare le mie sopracciglia. Ora non ricordo bene il nome della teoria, però tutti quanti già sapremo di quell'affare da fare così. Io adesso lo rispiego come lo hanno spiegato a me. Dobbiamo mettere un bastoncino, una penna, un qualcosa, un pennello, qualsiasi cosa, al lato del naso, sulla punta, non da questa parte, ma dal naso e su. Questa qui dovrebbe essere la parte in cui la sopracciglia dovrebbe iniziare, a me manca un bel pezzo. Mettendo invece il bastoncino laterale, questo che prendendo un terzo dell'occhio, qui dovrebbe esserci la curvatura, la cosiddetta punta, che più o meno, almeno questa ce l'ho. Mettendo adesso il bastoncino laterale proprio della narice e in corrispondenza della fine dell'occhio, questa qui dovrebbe essere la fine della mia sopracciglia e neanche qui ce l'ho. Quindi non è una novità che le mie sopracciglia erano e sono tuttora un disastro. Però ringraziando la cosmetica possiamo aggiustarle. Io sto tentando adesso in tutti i modi di farle ricrescere perché la mia insegnante mi ha detto che ci vogliono addirittura anni per farle ricrescere. Io potrò anche arrivare alla vecchiaia, ma sono sicura che le mie sopracciglia così resteranno. Comunque adesso andiamo un pochino a modificarle. Il primo passaggio che io faccio, un attimino che mi avvicino, ecco qua i spuntoni che ci sono. Comunque il primo passaggio che io faccio è pettinarle con uno scovolino. Questo qui, se non ce l'avete, potete benissimo ricavarvelo da un mascara vecchio ripulendo lo scovolino ed è fatto perché è lo stesso. Quindi pettino le mie sopracciglia per vedere da dove devo cominciare. E se io non le pettinassi, per esempio, se io le lasciassi in confusione, adesso qui simulo un'appena svegliata da letto, se le lasciassi così non saprei assolutamente dove puntare la mia matita. La mia matita per sopracciglia si stava per autouccidere, però l'ho cercato di fasciare, salvare in qualche modo. Comunque questa qui è la matita che utilizzo per le sopracciglia ed è Olé. La Lord & Barry e l'ho trovata dal rifornitore per parrucchiere. C'è anche da dire che a scuola ci hanno dato due matite per le sopracciglia, che però secondo me sono troppo differenti tra loro. Nel senso che una è troppo nero, grigio, blu, non si sa, e l'altra è troppo chiara, cioè nel senso marroncina, non so cosa. Diciamo che è difficilissimo trovare la matita giusta per le proprie sopracciglia, però io le mixo un pochino e riesco. La cosa buona è che questa qui, la matita nel retro, ha il pettinino. Quindi inizio ad utilizzare un pochino questa qui perché è leggermente più dura rispetto a quell'altra. Inizio a dare forma, anzi inizio a dare proprio vita alle mie sopracciglia. Comincio da questa parte e mi do un punto di arrivo, anche perché devo seguire la mia regola e so dove devo arrivare. Noi dobbiamo simulare peli, quindi non dobbiamo fare una linea dritta e andare, ma andiamo sempre a piccolissimi tratti. Ma in questa parte vado anche all'insù. È molto importante fermarsi ad un certo punto e pettinare le sopracciglia perché dobbiamo vedere a che punto siamo, perché pettinandole rendiamo un pochino il tratto, lo rendiamo il tratto un pochino più naturale e cerchiamo di capire se stiamo sbagliando o meno. Questa parte a me fa proprio whoop così, invece dovrebbe essere leggermente più dritta in modo da fare, da creare proprio un bell'angolo per quanto riguarda l'altezza di metà occhio. Quindi sempre con la stessa matita vado a trattare, vado a fare questa linea in modo che mi si forma questa curva, questo angolo.
A me questa cavolo di matita sembra blu. Io adesso che mi sono data delle linee guida, diciamo, vado leggermente a scurire principalmente questa parte, perché a quella lì che proprio non ci sono peli. E la scurisco leggermente. Adesso è un bel, nel senso che si vede principalmente la mia sopracciglia. A me è un effetto che, non lo so, mi sembra troppo mortificante, quindi io cerco sempre di attutire questo calcio, diciamo. E come lo attutisco? Mettendo un po' di polvere di riso. È una cipria trasparente, quindi va un pochino però a attenuare leggermente. Chi mi segue da tanto tempo sicuramente si ricorda di lui, ovvero il mio pennello dai peli di alieno. Gli ho finalmente trovato una funzione, perché per quella lì a ventaglio per cui è fatto non funge, quindi l'ho utilizzato, l'ho tenuto lì per anni e adesso ho trovato una funzione per lui. Gli ho anche dato un nome, quindi grazie a Zoidberg. Prendo un po' di cipria e la passo pianissimo sulle sopracciglia che abbiamo appena disegnato. Grazie, Zoidberg. Quindi diciamo che dalla videocamera non si vede, però le ho leggermente attutito questo scuro. E adesso non so se questa videocamera rende, però anche da questa vicinanza non sembrano tanto disegnate, dai. Diciamo che per me è un miracolo, cioè ho disegnato un bel pezzo. Non mi ricordo dove l'abbia letto o sentito dire, ma si dice che le sopracciglia non sono gemelle, ma sono sorelle, quindi è difficilissimo che le sopracciglia siano uguali tra loro, identiche. No. Qui ci sono giusto un pelo e mezzo in più e rifaccio la stessa cosa. Dai, a parte che sembro Wolfman, ditemi che un pochino le ho sistemate, almeno più che altro mi ci fate credere, vi prego. Adesso che vi ho fatto vedere il fantastico mondo delle mie sopracciglia, io spero che vi sia stato di aiuto. Comunque ricordatevi che le sopracciglia sono tutte quante diverse, quindi un consiglio, se siete ancora giovani e volete dare una forma alle vostre sopracciglia, vi prego, non prendete in mano una pinzetta, ma andate da un estetista, pagate 5 euro, 10 euro, quelli che siano, ma 10 euro insomma sono un po' troppi, però pagate un estetista e per almeno per la prima volta fatemele fare da loro, perché sicuramente vi danno la forma giusta e poi magari voi a casa potete continuare a togliere i peli, quelli lì che vi saranno ricresciuti dopo la depilazione effettuata dall'estetista. Quindi niente, questi qua erano i miei consigli, io vi mando un bacio e a presto, ciao!